Buonasera a tutti, sono Miriam Rosa e sono presidente del G-Sport. Vi do il benvenuto in questa serata in cui parleremo di fisioterapia sportiva. Questa settimana, come saprete tutti, AIFI ha deciso di organizzare degli eventi per la Giornata Mondiale della Fisioterapia e noi daremo il nostro piccolo contributo come specialisti nella fisioterapia sportiva. Questa sera intervisteremo diverse realtà, diversi personaggi del mondo dello sport, non solo sportivi di elite, ma anche allenatori, tecnici e dirigenti. Quindi, buona serata! Partiamo subito con il primo ospite, Andrea Ottonello, capitano dell'AC Pavia. Ciao Andrea, raccontaci la tua esperienza come calciatore, come sportivo, che hai avuto con la fisioterapia sportiva. Buongiorno. Piacere, Andrea Ottonello, capitano del Pavia Calcio in eccellenza. Colgo l'occasione per fare un intervento sulla figura del fisioterapista sportivo. E nell'arco della mia carriera ho capito che è una figura fondamentale per fare le cose in un determinato modo e raggiungere degli obiettivi. Credo che abbia un valore pari, se non più grande, di un calciatore, diciamo, di alto livello, un calciatore che ti faccia fare la differenza. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di giocare in Serie B, giocare in Serie C, a fare tante partite da professionista e giocare in Serie D. Adesso negli ultimi anni sto giocando in eccellenza. La cosa che non mi piace molto è che più scendi di categoria e più questa figura viene trascurata. Invece, per raggiungere degli obiettivi in qualsiasi categoria si faccia, c'è bisogno di questa figura tanto quanto di un gruppo squadra forte, tanto quanto di uno staff tecnico forte. Quindi lo staff medico è, diciamo, un punto fondamentale per raggiungere degli obiettivi. Grazie Andrea per la tua testimonianza e come hai detto tu, il fisioterapista sportivo è molto importante. Ricordiamoci che il fisioterapista sportivo, come tutto il resto dello staff, gareggia, passatemi il termine, per raggiungere un obiettivo, quindi vi aiuterà sicuramente a raggiungere i vostri obiettivi e aumentare la vostra performance per essere il più possibile competitivi nel vostro sport. Passiamo ora la parola a Giulia Rulli, atleta di basket 3 contro 3. Giulia Rulli, giocatrice di pallacanestro, appena tornata dalle Olimpiadi di Tokyo 3 contro 3, ci spiega l'importanza del fisioterapista sportivo in una squadra. Io credo che il fisioterapista sia una figura fondamentale per una squadra che vuole competere ad alto livello. Il fisioterapista sicuramente permette ad un atleta di esprimersi al massimo dei propri livelli e quindi incide sulla sua performance, ma è anche fondamentale in ottica in chiave preventiva e riabilitativa. Ho sperimentato sulla mia pelle purtroppo diversi infortuni che però fanno parte dello sport e il fisioterapista è stato per me una figura fondamentale, soprattutto nel momento in cui, quando un giocatore è infortunato, in qualche modo per forza di cose si allontana da quello che è il gruppo squadra. E in quest'ottica il fisioterapista è fondamentale anche per il suo capitale umano e quindi cosa rappresenta soprattutto la relazione con l'atleta. Quindi in poche parole il fisioterapista è una figura che non può assolutamente mancare in uno staff fisioterapico di una squadra. Grazie mille Giulia per la tua testimonianza. Passo adesso la parola a Elio Paolini, referente per il G-Sport della Regione Lazio, e Marta Gasparotto, atleta di softball, reduce anche lei dai Giochi Olimpici di Tokyo. Ok, intervista a Marta Gasparotto, AIFI, Giornata Mondiale della Fisioterapia. Amici di AIFI e del G-Sport, benvenuti, ben ritrovati, ma soprattutto benvenuta a Marta, che è qui con noi, mi fa un sacco piacere rivederti e ti ringrazio. Grazie, grazie anche a me. Ti ringrazio perché hai accolto la proposta che ti ha fatto AIFI e che ti ha fatto il G-Sport nel portare quella che è la tua esperienza. E sei per stasera la mia testimonial per quanto riguarda la fisioterapia sportiva e per
quello che è poi il messaggio centrale della giornata mondiale della fisioterapia, cioè quello che la fisioterapia muove la vita. Forse tu sei l'esempio proprio lampante di questa cosa, visto i trascorsi insieme di questi 5 mesi, e per cui ti ringrazio ancora e ringraziamo anche l'esercito che ha permesso questa tua intervista, la federazione che ci ha fatto un po' da tramite. E per chi non ti conoscesse, ti presento: Marta Gasparotto è atleta dell'esercito, atleta della nazionale italiana di softball. E entrambi siamo reduci dalle Olimpiadi di Tokyo appena finite, e quindi è un piacere rivederti dopo un mese, no? Che ormai siamo ritornati a casa. È quasi finito un anno, no? Anche dal punto di vista sportivo. Poi state facendo le finali, giusto Marta, ora, no? Finali scudetto? Sì, guarda, sabato abbiamo l'ultima partita di campionato, poi iniziamo i playoff, quindi sì, ancora un mese, poi è finito tutto. Perfetto, quindi un anno si può dire che è volato, un anno che ci ha dato tanto, ci ha tolto anche tanto, purtroppo, sì, a febbraio. Mm-hmm. Però io penso che tu puoi trasmettere ai colleghi quella che è la vera essenza del messaggio, no, di questa giornata, perché in un anno un po' di difficoltà sono state abbracciate, come ci ha insegnato una cara persona che ci ha un po' voluto e costruito dentro a questa nazionale. E un anno dove comunque queste difficoltà che tu hai avuto ti hanno anche, secondo me, aiutato a crescere e a consolidarti sia come donna ma soprattutto come atleta, no? Perché purtroppo, vuoi o non vuoi, in un atleta nel corso della vita sportiva può capitare qualche intoppo. Sicuramente. A te purtroppo è capitato in un periodo un po' clou, un po' di mesi prima la partecipazione all'Olimpiade, quindi in questi, penso, ultimi 5 mesi la fisioterapia e comunque il mondo che ruota intorno ad essa un po' ha fatto parte della tua vita, no? Quindi ecco, io vorrei che tu, senza farti troppe domande, ci parlassi un pochino di quanto ti ha dato la fisioterapia non solo nel corso della tua vita ma soprattutto in questi ultimi mesi, a partire da la trasferta americana di aprile, dove eravamo presenti, fino poi finalmente a quel bellissimo giorno di luglio quando entrambi siamo saliti su un aereo che da Trieste poi ci ha portato a Roma e poi a Tokyo. Ecco, quanto ti ha dato la fisioterapia come atleta, e se ci vuoi, ecco, raccontare la tua esperienza di questi ultimi 5 mesi. Certo, sicuramente. Intanto grazie comunque per avermi voluto, per avermi dato la possibilità di raccontare la mia esperienza, perché penso che la mia testimonianza sia un po' unica nel suo genere, quindi mi fa veramente piacere poterla raccontare, magari che la mia esperienza possa aiutare qualcun altro nel futuro, magari nella mia stessa situazione o qualcosa di simile. E parto dall'infortunio, praticamente in pieno della nostra preparazione per le Olimpiadi. Eravamo a un raduno in Florida, che tra l'altro la federazione era riuscita a organizzare in maniera incredibile, perché col Covid non si poteva viaggiare, quindi eravamo riusciti finalmente a organizzare qualcosa che ci aiutasse nella preparazione, quindi ero contentissima, al top della forma, ero pronta, non vedevo l'ora di andare a affrontare squadre forti, perché sapevo che sarebbe stato utile la mia preparazione. E invece, prima ancora di poter scendere in campo per una partita amichevole, durante un allenamento con la squadra mi sono fatta male al ginocchio durante un'azione di difesa, mi sono bloccata col piede a terra, il ginocchio si è girato e niente, sul momento non ho pensato niente, perché bene o male non mi sono mai fatta niente di grave, quindi pensavo, vabbè,
Una slogatura, qualcosa, un paio di giorni sono a posto perché non mi ha fatto male sul momento. E poi sono stata subito controllata da te, che eri presente, dai fisioterapisti, dal dottore. Abbiamo fatto alcuni test che sul momento sembravano negativi, tranne quello del menisco, che forse sembrava la cosa più preoccupante. E basta, poi ho cominciato a mettere il ghiaccio. Questo è successo il 17 aprile. E niente, poi per sicurezza comunque non avrei potuto continuare la mia preparazione lì in Florida, quindi sono stata mandata a casa. Sono arrivata a casa il 22 aprile, ho fatto la risonanza il 22 aprile ed è arrivato il referto Ah, un po' di e in realtà acrodontia la situazione era... addosso, no? Sì. Mi Sì, ricordo sì, nel momento in cui ho letto il referto, pur non capendo tutte le parole complicate, sapevo che non era una questione di qualche giorno, sarebbe stato un bel problema. E quindi sì, quello probabilmente è stato il momento, non il più duro sicuramente, ma un momento veramente difficile, come un vetro che si spezza e ti crolla addosso. Vabbè, un brutto momento. E poi dopo ho parlato col dottore, ho avuto la conferma che avrei avuto bisogno di un'operazione e io il 27 aprile, quindi 10 giorni esatti dall'infortunio, mi sono operata. E l'unica operazione che poteva fare, allora praticamente la diagnosi era rottura del menisco laterale e rottura parziale del crociato anteriore. La ricostruzione del crociato non era possibile perché ci sarebbe voluto troppo tempo per il recupero e quindi sono stata operata, mi è stato suturato il menisco e mi è stata, non mi viene la parola adesso, è stato fatto un intervento di rinforzo del crociato e siamo. un rinforzo, sì, un rinforzo del crociato, augmentation, sì, un augmentation del crociato. E con tutte le premesse che comunque sarebbe stato un percorso durissimo di riabilitazione, mi avevano già avvisato che avrei dovuto fare fisioterapia tutti i giorni, 2 volte al giorno per parecchie ore, però era il 27 aprile e la partenza per Tokyo era fissata per il 10 luglio e quindi io sapevo che la mia unica possibilità di essere su quell'aereo era di fare... Di intraprendere questo percorso, insomma, perché senza l'operazione non sarei riuscita ad andare e l'operazione mi permetteva, mi dava la possibilità di essere su quell'aereo comunque. E quindi così mi sono operata, è intervenuto bene e il 27 mi sono operata, il 28 ho cominciato il percorso di fisioterapia di riabilitazione il giorno dopo l'intervento ed è stato un po' difficile anche approcciarmi con, non approcciarmi con i fisioterapisti, però. Nel momento in cui sentivano la mia situazione, mi dicevano: no, è durissima, cioè in 2 mesi no, non ce la fai, non ce la fai. Quindi ho dovuto un po' combattere anche con questo. Nonostante mi aiutassero tutti i giorni, comunque facessero di tutto perché io fossi pronta per quel momento lì, vedevi che comunque anche quelli che non lavoravano con me erano un po' scettici a riguardo. E quindi questa cosa mi preoccupava parecchio perché io sono qua, cioè io sono pronta a fare tutto quello che serve. Però se addirittura, cioè, le persone che sanno di più di questo mestiere sono un po' scettiche, ero preoccupata, è stato difficile. E ho avuto la fortuna però di lavorare con dei fisioterapisti veramente bravi al CONI a Roma e avevamo un motto durante questo periodo che era 4-2. E quindi 4 mesi di riabilitazione solita per un intervento come mio andavano fatti in 2 mesi. E quindi è andata avanti così. È stata durissima. Penso di aver pianto quasi ogni giorno durante la riabilitazione. La cosa peggiore, mi ricordo, era quando provavo a recuperare la flessione, perché normalmente, da quello che mi hanno spiegato, lasci un po' che comunque il corpo si abitui, non vai a forzare, ma non più di tanto, e invece io dovevo forzare ogni singolo giorno per poter riuscire ad arrivare pronta al mio appuntamento, e quindi sono stati dei mesi veramente, veramente difficili. E
E però ne valsa la pena. Ne valsa la pena perché io il 10 luglio sono salita sull'aereo per andare a Tokyo e non ero al 100% della forma perché penso che sia biologicamente impossibile essere al 100% della forma dopo neanche 3 mesi da un intervento del genere, però ero abbastanza in forma da riuscire a far parte della squadra e riuscire a giocare quasi tutte le partite delle Olimpiadi. Bene, sì, io mi ricordo quando ti sono venuto a trovare perché purtroppo un po' la distanza sotto questo aspetto peccava, però ecco, insomma, possiamo dire che c'è stato un percorso dove insieme, coordinandoci anche con i colleghi di Roma, abbiamo impostato per te quello che era il miglior modo per farti salire su quel benedetto aereo, perché penso che comunque l'Olimpiade sia la massima espressione dello sport a cui tutte le persone sportive o che Sicuramente sì. lavorano aspirano. Quindi sono stragiuste le tue parole e quindi c'è da dire anche che all'interno, quindi dentro al percorso che hai fatto, il fisioterapista ha comunque ricoperto un ruolo importante, no? Quello a volte non solo di No, è riabilitazione. importante, è fondamentale. Certo, questo a maggior Sì, sì, ragione sì. conferma il fatto che noi spesso e volentieri non siamo solo dei riabilitatori, ma siamo anche degli uomini dove i pazienti si possono comunque confidare, nei quali possono confidare le loro paure, eccetera, eccetera, Certo, però sì. insieme arriviamo poi sempre a destinazione. E, qual è stato soltanto il momento che ricorderai per sempre dal punto di vista riabilitativo, quello dove hai capito che in qualche modo ce l'avresti fatta? E come ultima cosa vorrei chiederti quanto per te è importante la figura del fisioterapista, la presenza del fisioterapista non solo come riabilitatore, ma proprio come figura all'interno di uno staff sia di club che con la nazionale. Allora, il momento in cui sapevo che ce l'avrei fatta non ce n'è uno preciso perché la mia mentalità era quella che ce l'avrei fatta dall'inizio. Quindi non ci sono stati tanti momenti in cui ho pensato no, Dio, non ce la faccio, non ce la farò. No, io vedevo il miglioramento giorno per giorno e quindi io dentro di me lo sapevo dall'inizio che ce l'avrei fatta. Avevo dei dubbi, ovviamente, era difficile tutto quanto, però non ho mai pensato neanche per un momento che non ci avrei fatta. E il momento più bello probabilmente è quello in cui sono riuscita a scendere in campo, su un campo da softball, veramente, perché per 2 mesi è stato tutto fisioterapia, fisioterapia, rinforzo muscolare, mobilità, e non ho toccato una palla per 2 mesi. E quindi il momento che mi ricordo è il momento in cui ho preso di nuovo in mano il guanto, la palla, la mazza e sono riuscita a fare le cose che sono abituata a fare alla fine bene di nuovo, sempre con tutti i fastidi del caso, però in quel momento lì sapevo che ero sulla strada giusta, che ci avrei fatta. Bene. E per quanto riguarda la figura del fisioterapista, è importantissimo. Io non penso che una squadra possa scendere in campo senza avere al suo fianco un fisioterapista, perché comunque io personalmente, senza la presenza dei fisioterapisti al momento del mio infortunio, non l'avrei gestito sicuramente così. Noi atleti, sappiamo quello che dobbiamo fare quando siamo in campo, però non abbiamo le conoscenze necessarie per gestire un infortunio nel modo giusto, quindi penso che sia fondamentale la presenza del fisioterapista all'interno della squadra e soprattutto, sempre parlando della mia esperienza, io nel momento in cui sono salita sull'aereo a Tokyo, poi non ho finito lì la riabilitazione perché c'era ancora quasi un Mi mese ricordo. fino all'inizio della partita. Io quindi, Certo. certo che te lo ricordi perché eri tu il mio fisioterapista in Giappone, ma anche prima, durante il raduno, tutto quanto.
io ogni giorno avevo bisogno di fare fisioterapia per almeno 2 ore al giorno e quindi non riesco neanche a pensare come avrei fatto, cosa avrei fatto senza la tua figura o comunque la figura di un fisioterapista che mi accompagnasse in questo percorso di riabilitazione. Bene, ti dico anche che sono strafelice delle parole che hai detto, ti ringrazio. Io penso che il nostro sia un lavoro dove forse la cosa in più viene proprio dal profondo, cioè è una missione di vita e secondo me la migliore gratificazione di un fisioterapista dopo che ha seguito un atleta come te che viene da un infortunio importante tale da quasi precluderle forse il sogno più bello della vita di ognuno è quello di vederla riprendere in mano una pallina, ritastare l'erba di un campo. Quella è la più grande gratificazione da parte dei fisioterapisti. Quindi è vero, la fisioterapia muove la vita, muove le persone, le reinserisce all'interno di un percorso di vita biopsicosociale che è di fondamentale importanza. E un'ultima cosa, qual è il ricordo più bello che ti porterai sempre con te dopo il tuo rientro in campo? Intanto comunque ti ringrazio per tutto quello che hai detto e grazie per avermi aiutato in questo percorso comunque. E ricordo più bello... È difficile perché comunque cioè, ce ne sono tanti e sul momento non pensavo a quanto è bello essere qua perché avevo un po' il rimorso comunque di essermi fatta male e il fatto di non essere comunque nelle condizioni in cui volevo presentarmi alle Olimpiadi, quindi è stato molto particolare. Però più che l'essere in campo è il ricordo più bello, un ricordo che cioè, mi fa venire i brividi e quando mi sono vestita con la divisa della nazionale di nuovo per la prima partita. Perché poi quando sei in campo, sei concentrato, non puoi pensare, oddio che bello, sono qua, quello no. Però mi ricordo veramente il momento in cui ho rindossato la divisa per la prima volta, comunque per la prima volta prima di giocare una partita e penso che quello sia il mio ricordo. Cioè in quel momento lì sapevo che era vero, che ce l'avevo fatta e che stava succedendo tutto veramente. Bene, pensa se non ci fosse stata la fisioterapia, tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi, no, non ce l'avrei fatta, sì, è vero, è vero. A maggior ragione questa è la conferma di quello che dicevamo prima e Marta io ti ringrazio, spero di non aver deluso le aspettative cioè io non mi sono mai no, assolutamente veste, non ho mai fatto giornalista, tu forse sei un po' più abituata a questo tipo di cose, io sono un po' più mi metto sempre un po' da parte, non sono abituato a queste cose, però ecco insomma spero che il messaggio da mandare ai colleghi sia stato chiaro. Ti ringrazio ancora e speriamo di rivederci prestissimo sotto quel tricolore che quest'estate ci ha fatto veramente tanto sognare. Sì. E ti non auguro l'ora. Anche io, perché poi l'Olimpiade è bella, ma purtroppo dura poco. Quindi sì, soprattutto per i softball. Certo, soprattutto per noi che abbiamo iniziato 2 giorni prima e finito molto prima e non ci sarà tra 3 anni e non ci sarà purtroppo tra 3 anni ma diciamo che il nostro di lavoro non si fermerà qua, io continuerò a fare il fisioterapista, certo, continuerò a fare l'atleta, ci saranno occasioni in cui sicuramente ci rivedremo e dove non ti farai più male sicuramente in modo tale speriamo no, infatti basta. Mi è bastato. Certo, ti è bastato e niente. Vi ricordo che l'8 settembre è la giornata mondiale della fisioterapia.
Quindi è importante non considerare la professione soltanto come una piccola branca della medicina che si occupa di riabilitazione, ma come una attività di fondamentale importanza perché muove la vita. Marta, grazie, un abbraccio, a presto. Grazie a te, grazie davvero, mi ha fatto piacere, spero che la mia esperienza possa aiutare veramente qualcuno. E grazie, grazie davvero, a presto. Viva lo sport e viva la fisioterapia. Ciao. Viva la fisioterapia, ciao. Grazie Marta e grazie Elio per la vostra esperienza, molto molto emozionante dal mio punto di vista. Davvero Marta, hai fatto capire qual è il ruolo del fisioterapista, che non è solamente quello che fa il massaggio, fa la riabilitazione, ti può piegare un ginocchio, ma è la persona con cui ti confidi tutti i giorni e tu hai avuto modo di passare moltissimo tempo col tuo fisioterapista e la persona con cui esprimi i sentimenti verso l'infortunio che hai avuto. Ricordiamoci che è molto importante parlare delle proprie emozioni e il fisioterapista è la persona che vi può ascoltare e vi può indicare qual è la strada più giusta per voi in quel momento. Ovviamente l'infortunio che ha avuto Marta è stato un infortunio dove i punti di domanda erano all'ordine del giorno, non si sapeva se poteva o no arrivare a Tokyo. E anche lavorando sodo, lavorando duro, c'era comunque questo grosso punto di domanda. Sono molto felice che sei riuscita a raggiungere il tuo scopo con una fortissima determinazione. E in bocca al lupo anche per la tua carriera futura. Torniamo ora al basket 5 contro 5 con Martina Crippa del Famida Basket Schio con la sua testimonianza. A te la parola Martina. Ciao, sono Martina Crippa del Famida Basket Schio. Oggi è la giornata mondiale dei fisioterapisti, un ruolo importantissimo per noi atleti perché curano il nostro corpo e ci prevengono i nostri infortuni. Quindi è un ruolo davvero importante in ogni squadra e anche perché ho avuto la fortuna in tutte le squadre in cui mi sono trovata di trovare delle persone davvero disponibili con cui anche si è creato un grande rapporto d'amicizia. Passiamo ora agli sport paralimpici e saranno con noi Matteo Betti e Rosanna Pasquino della scherma paralimpica. Ecco a voi le loro testimonianze. Buongiorno a tutti, sono Matteo Betti, fiorettista della Nazionale Paralimpica di Scherma Italiana. Io considero la fisioterapia sportiva una parte integrante del mio allenamento, importante tanto quanto tutte le altre componenti dell'allenamento di tutti i giorni, perché naturalmente aiuta me e il mio corpo a recuperare in modo ottimale dopo ogni seduta di allenamento, ogni sua funzionalità, ed è importante sia in fase di carico che di scarico, e sì, lontano e vicino alle gare è una parte veramente fondamentale dell'allenamento di alto livello. Ciao, io sono Rossana Pasquino, sono una sciabolatrice, una spadista della squadra di scherma in carrozzina. Siamo appena rientrati da Tokyo la scorsa settimana e la fisioterapia sportiva è un passaggio, è stato ed è un passaggio fondamentale nel mio percorso sia di avvicinamento alle Paralimpiadi che durante le Paralimpiadi stesse. Ho sofferto in particolare di epicondilite, per cui è stato fondamentale, diciamo, la presenza del fisioterapista prima appunto dell'entrata in pedana e dopo durante la fase di scarico, per cui lo ritengo un passaggio assolutamente fondamentale, così come appunto il gesto tecnico, l'allenamento del gesto tecnico, quindi la lezione o la preparazione atletica. E quindi la consiglio ovviamente vivamente a tutti, sia all'atleta di medio livello che a quello di alto livello. Matteo Tagliariol, spadista italiano, nazionale italiano, ormai da 20 anni a livello internazionale, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 e medaglia di bronzo di squadra nel 2008, più altri titoli
mondiali e europei. Siamo qua con te, Matteo, grazie di essere qua con noi per parlare di quello che è l'importanza della fisioterapia, che è stata per te l'importanza della fisioterapia nel tuo percorso di crescita e poi ovviamente per mantenerti a questo livello. Io so che in questi anni, insomma, hai avuto alcuni infortuni. Vuoi raccontarci magari la tua esperienza in riferimento a uno di questi? Sì, grazie. Ciao a tutti quanti. Allora, io ho avuto una grossa fortuna, nel senso che ho avuto una lunga carriera e non ho avuto molti infortuni. Però purtroppo quelli che ho avuto sono stati molto gravi. In particolare ho avuto mi si è rotto il legamento collaterale mediale del dito della mano destra e ho dovuto fare due operazioni. Questo perché dopo la prima operazione sono rientrato, forse un po' troppo presto, non si può mai sapere. Però io insomma ero in corsa per le Olimpiadi e quindi diciamoci i tempi erano quelli e ho poi dovuto fare una seconda operazione per rimettere a posto tutto. Avevo perso tantissimo la manualità, avevo grossi problemi a scrivere con una penna, quindi mi era praticamente impossibile maneggiare una spada che comunque pesa circa 750 grammi e si controlla principalmente con le prime due dita e il mio infortunio era sull'indice. La fisioterapia per me in questo caso è stata fondamentale perché mi ha ridato manualità, mi ha ridato forza, mi ha aiutato con terapie come laser, come ho fatto dry needling, ho fatto ho lavorato con l'elettrostimolazione anche con gli aghi, insomma ho lavorato veramente tanto su questa mano e adesso posso dire, insomma non è la stessa identica mano, visto anche il fatto che le due operazioni non sono state una passeggiata, però mi ritrovo a competere a livello internazionale con una mano, diciamoci, praticamente equivalente, riesco a fare tutto quanto e dopo la seconda operazione mi era stato detto che era già tanto il fatto che avessi ripreso, cioè, insomma, che funzionasse, ma che non dovevo aspettarmi niente a livello di competizione, quindi sicuramente da parte mia c'è stato molto impegno, però lo staff che mi è stato dietro, incluso lo staff di Kinè, mi ha aiutato moltissimo nel percorso riabilitativo. Sì, io ho vissuto appunto, ti ho incontrato durante questo periodo e tra l'altro mi fa piacere sottolineare come ti sia anche affidato a colleghi anche all'estero, tramite appunto un circuito nostro di fisioterapia sportiva internazionale, sei affidato anche a colleghi all'estero con cui sei rimasto in contatto e quindi ti sei fatto seguire in questa maniera qua. E dicevi che tu sei molto attento comunque alla cura di te stesso, quindi l'altra cosa che volevo chiederti, la fisioterapia in ottica di prevenzione, cioè quanto è stato importante per te dedicare del tempo a insieme alla fisioterapista e al resto dello staff, ovviamente, a svolgere esercitazioni o terapie, sedute varie per cercare di prevenire vari infortuni e se magari hai qualche particolare riferimento, insomma, il rischio tuo che conosci in questi 20 anni, ovviamente, delle zone più usurate o più sofferenti ne hai avute, quindi magari hai lavorato di più su alcune zone per cercare di prevenire infortuni più gravi. Sì, gli atleti professionisti in generale sono molto sollecitati e il corpo si usura più velocemente. Io ho avuto la fortuna che il mio staff è sempre stato molto attento alla prevenzione e io ho iniziato a fare prevenzione a livello di esercizi, a livello di mobilità, già quando, diciamoci, non avevo nessun problema, proprio appunto per prevenire ogni tipo di problema. Certe situazioni sono insorte comunque, come nel mio caso io ho tendine d'Achille sinistro che
è quello di un sessantenne, diciamoci, ma perché ovviamente si spinge molto, ha avuto un sacco di distorsioni, sono cose che capitano. Diciamoci che tendenzialmente nella scherma sono le ginocchia quelle che vanno un pochino più ad avere problemi. Io non ne ho avuti molti finora facendo gli scongiuri, però il tendine insomma è stato più volte un po' sfilacciato, abbiamo lavorato anche lì sempre con laser e altre terapie, e in generale diciamoci che ho visto altri atleti i quali hanno fatto varie operazioni per il tendine d'Achille. Io sono una ventina d'anni che spingo al massimo, i miei acciacchi ce li ho, però diciamoci che per ora regge. Se diciamo che la mia carriera può durare ancora un paio d'anni, se va bene tre, se riesco a tenere questi tre anni, diciamoci, a parte l'infortunio alla mano che è avvenuto in gara e quindi non è comunque un infortunio da stress, posso dire che praticamente non ho avuto nessun infortunio in carriera, ho avuto soltanto un paio di microfratture al piede, alle ossa del piede, che ripeto, quel tipo di sforzo che abbiamo noi sono proprio il minimo. Mi ritengo fortunato, sicuramente qualcosina ce l'ho messo anche io, però penso che sia tutto merito del lavoro che ho sempre fatto da quando avevo 15 anni, proprio a livello di prevenzione, di fisioterapia, di sedute, di massaggi, di scarico usando le macchine che ci sono, e sono sempre stato monitorato per fortuna nel modo giusto, e ripeto, a parte il mio infortunio che è avvenuto in gara e che non ci si poteva fare niente, posso dire di non aver avuto nessun problema in carriera. Ottimo, perfetto, grazie. Curiosità, quindi, che lavori ad esempio svolgi come routine di prevenzione per la questione del tendine? Del tendine d'Achille? Abbiamo trovato un lavoro dove praticamente faccio, come posso dire, delle spinte quando faccio riscaldamento, dove salgo con due piedi, scendo con uno un po' più lentamente, ed è un lavoro sia sulla forza che sullo stretching, perché se parto, diciamoci, a freddo mi faccio male. Poi c'ho tutta una serie di esercizi di mobilità che vanno anche a lavorare su quella zona lì, e poi tendenzialmente lo tratto con massaggi, oppure adesso c'ho anche la pistola massaggiante, diciamo, cerco sempre di scaricare il più possibile. So che fa ridere, però purtroppo non ho sempre accesso, ecco, tutti i giorni alla fisioterapia. Diciamoci che cerco di fare il minimo, però cerco di farmi trattare almeno una volta a settimana, perché spesso magari non è proprio il tendine direttamente, però se sovraccarico da qualche altra parte poi si infiamma, e quindi cerco di rimanere sempre più sciolto possibile. Poi io con l'età ho iniziato a fare anche yoga, che comunque un pochino mi allunga, lavora sulla stabilità, mi sento meglio anche su questo. Diciamoci che più vado avanti, ma lei ecco, sempre tanto. Ecco, infatti, scusi Matteo se ti interrompo, ma la certo. Domanda proprio sarebbe un attimino questa, perché tu sei in età ormai quello che si chiama evoluto, nel senso che comunque sono tanti anni che sei sul panorama internazionale e giustamente hai imparato a gestirti. Hai visto ai giovani atleti, ai giovani scrimitori che ci sentono, un messaggio da dare sul punto su come aiutare se stesso a durare di più nel tempo, ad essere prestante più a lungo, quale può essere da parte tua? Guarda, io penso che la mia vera forza sia sempre stata la mentalità. Io sono sempre stato un gran lavoratore, ho fatto fatica a trovare lo staff giusto, perché è difficile fidarsi, però quando l'ho trovato mi sono affidato completamente. Ho iniziato appunto a 15-16 anni una ricerca, però quando ho trovato il giusto staff mi sono affidato completamente, quindi la fiducia nel proprio staff. Da lì io penso che sia fondamentale, come ho già detto, la mobilità e la prevenzione, perché magari a 15 anni non ti servono, però se c'hai 10 anni di mobilità
poi dopo si vede la differenza più avanti, e allo stesso modo con la prevenzione. E poi ripeto, io più vado avanti nel tempo e più ho imparato a gestirmi, nel senso, magari lavoro un pochino meno di prima, magari sovraccarico un pochino meno con i pesi, anche se ci lavoro sempre. Abbiamo trovato un modo differente, ad esempio io lavoro un sacco sui tempi, adesso faccio statico dinamico, faccio delle tenute, però lavoro con magari degli intervalli di lavoro più lunghi, però dei pesi più bassi, così non sovraccarico la struttura, però il lavoro è sempre comunque duro e aumenta tutta quella parte appunto di prevenzione, che può essere degli esercizi, che può essere tutta la stabilità, la core stability, lo stesso yoga, ripeto, che io faccio un paio di volte a settimana. Alla fine un'ora di yoga è difficile e si lavora tantissimo proprio sull'allungamento, sulla stabilità, sulla anche propriocezione. Bisogna evolversi, ecco, questo è il consiglio. Cioè, se io lavorassi adesso come lavoravo a 20 anni, pur essendo stato un lavoro di alto livello, probabilmente adesso mi farei male. E bisogna, ripeto, io sono fortunato, il mio preparatore atletico Terry Rosini è sempre all'avanguardia, io lo ringrazio sempre, e bisogna fidarsi, ecco. Poi anche il mio allenatore schermistico, io ne ho cambiati vari, però sono sempre state le persone che si sono sempre interfacciate con tutti gli altri elementi del mio staff, e ho cercato di fare in modo che fosse un team che lavorava verso una stessa direzione, ecco. Perfetto, Matteo, direi che il messaggio che hai passato a tutti quanti è importante ed è significativo, fa capire che ovviamente nulla va lasciato al caso, e quindi grazie davvero del contributo di Matteo Tagliarol, che ricordo essere... Scusa un attimo però, perché volevo ovviamente a capo di tutto devo ringraziare l'Aeronautica Militare, perché senza di loro non avrei avuto la possibilità ovviamente di fare tutto questo. Quindi in Italia noi dipendiamo appunto da questi gruppi sportivi, che senza di loro non avremmo nessuna possibilità di fare gli sportivi professionisti, perché anche se noi siamo sportivi professionisti non veniamo considerati tali, quindi come si può dire, questi gruppi investono in noi ed è giusto ringraziarli. Chiaro, infatti stavo proprio per rimenzionare l'Aeronautica e tutti i gruppi sportivi che stiamo sentendo in questi giorni, proprio perché permettono a voi atleti di avere il tempo, la tranquillità di allenarvi e la possibilità anche di avere intorno degli staff che possono seguire, cosa ovviamente che magari i singoli atleti amatoriali non hanno, e quindi ovviamente per loro è un po' più complicato la ricerca della prevenzione, la ricerca della cura sempre e comunque con costanza. Ma io penso che il messaggio che hai lanciato te adesso e che hanno lanciato anche altri tuoi colleghi, insomma, di darsi, di ascoltarsi e di dare ascolto appunto ai propri disturbi e cercare di evitare che vadano troppo avanti, e che poi in futuro, quando si è atleti più avanti nell'età, diano dei problemi, è giusto appunto intervenire il prima possibile. Quindi grazie di nuovo veramente a Matteo, e grazie. Ci vedremo alla prossima, grazie. Va bene, ciao, grazie. Davide Re, velocista della nazionale italiana di atletica leggera, primatista dei 400 metri con 44,77 e primatista italiano della 400x400, proprio ai recenti giochi olimpici in cui ha partecipato per la sua prima volta. Davide, raccontaci appunto intanto l'emozione di partecipare finalmente a questi giochi. Sì, per me è stata veramente un'emozione enorme, perché io era la mia prima Olimpiade, e alla fine ho 28 anni, ci sono atleti che hanno esordito alle Olimpiadi molto prima di me, anche in questa c'erano, mi viene in mente Patta, che adesso ha anche un oro olimpico al collo, 2 mesi fa io ero il capitano della Coppa Europa e gli ho fatto io la matricola, quindi per me arrivare a un'Olimpiade comunque a 28 anni, dopo un anno veramente difficile per tutti, aveva un significato particolare. È stata un'Olimpiade bellissima, noi eravamo in una bolla controllatissimi, e quindi all'interno del villaggio olimpico lo spirito, il cosiddetto spirito olimpico, si respirava tutto.
L'unico piccolo rammarico poteva essere l'assenza del pubblico, però comunque è stata veramente una grande Olimpiade e l'Italia ha fatto benissimo e sono fiero e onorato di averne fatto parte. Immagino che l'emozione, peccato per quei pochi centesimi dalla finale, insomma, ma sarà per la prossima volta. Davide, raccontaci qual è stata la tua esperienza nel tuo vissuto in questi anni. Io non sono fortunato. Dimmi. No, dicevo che riguardo i 2 centesimi dalla finale, dicevo che non sono molto fortunato con le finali. Già a Doha sono stato il primo degli esclusi per 8 centesimi. Adesso qua sono stato il secondo degli esclusi perché sono arrivato 10º, però a 2 centesimi dall'8º, quindi non sono molto fortunato con i centesimi quando si tratta di finali intercontinentali. Sì, lo so. Guarda, avevo fatto subito il conto dei centesimi e stavo già... disperandomi proprio poco dopo la tua gara. Ascoltami, raccontami anche la tua esperienza in generale, nei tuoi 15 anni di atletica leggera, insomma, forse anche di più, partendo anche forse anche prima dallo sci, con la fisioterapia sportiva. Quindi il tuo rapporto quotidiano nel fare anche prevenzione durante l'anno. Sì, io ho capito a mio discapito, in realtà, quasi fin da subito, nel momento in cui sono passato dall'essere uno sciatore, prevalentemente uno sciatore, non ero un professionista perché avevo 15-16 anni, però vivevo lo sci come fossi un professionista a tutti gli effetti. Il passaggio all'atletica ha comportato proprio nel primo periodo una serie di infortuni importanti, e infatti tu lo sai meglio di molti altri, e perché appunto il mio fisico, i miei muscoli, appunto la mia struttura neuromuscolare era abituata a lavorare per lo sci e non per l'atletica. E probabilmente se avessi capito fin da subito l'importanza della prevenzione e quindi della fisioterapia sportiva anche in quest'ambito, mi sarei evitato parecchi infortuni, alcune lesioni muscolari anche importanti, e quindi comunque è servito a imparare. Infatti io poi, per fortuna, dopo i primi 2 anni dove onestamente ho avuto parecchi periodi di stop, è andato tutto molto bene fino ai 27 anni, fino circa all'anno scorso, proprio perché cercavo io in primis, oltre a farmi seguire dal mio fisioterapista, comunque cercavo io in primis anche a casa magari di fare un po' di posture la sera quando era necessario, di fare degli esercizi un po' più specifici, oltre a quello che già facevo al campo in allenamento, perché sono convinto che il miglior modo per poi correre forte sia, oltre alla programmazione, all'allenamento, alle proprie caratteristiche, sia riuscire ad allenarsi con continuità, e per potersi allenare con continuità negli anni uno non deve farsi male. Quindi in questo la fisioterapia sportiva deve essere centrale all'interno comunque della propria programmazione. L'anno scorso c'è stato un infortunio abbastanza grave al tendine d'Achille, una tendinosi, e in gara tra l'altro poi ho sentito una leggera fitta, probabilmente ho dato una piccola lesione. Per fortuna non ho dovuto operare, c'è stato il dubbio nel primo periodo, però la lesione era a livello dell'entesi, quindi un po' più vascolarizzata rispetto a che fosse stata la parte, diciamo, tubulare del tendine. Era molto molto piccola comunque, quindi diciamo che l'obiettivo in quel momento era più cercare di risolvere lo stato proprio di tendinosi, in realtà, che si era andato a formare, che era quello che causava la sofferenza principale del tendine. Non ho dovuto operare, però sono stato per parecchi mesi in un centro a fare riabilitazione e fisioterapia mattina e pomeriggio per più mesi. E immagino sia stata dura. Quindi dicevi che per quanto è inciso questo infortunio, nel senso quanto tempo ci hai messo per tornare, e poi adesso ne parlavamo anche prima in backstage, quanto adesso posteriori riesce a rivedere magari in problematiche precedenti un preavviso di problematiche sovraccarico che ti possono aver favorito questo infortunio, quindi che magari trattandole meglio o meglio individuandole, dandogli le attenzioni opportune, sarebbe magari
avresti potuto evitare forse anche l'infortunio. Sì, come dicevamo prima, qualche avviso c'era stato già negli anni precedenti. Io ho sempre avuto un problema tecnico proprio a livello di biomeccanica di corsa sulla gamba sinistra, anche se io poi mi sono fatto male alla gamba destra e quindi abbiamo pensato che potesse derivare del tutto da un problema di supercompensazione, perché appunto la gamba sinistra... il problema è stato forse un po' sottovalutato negli anni, perché nel momento in cui io entravo in forma, entravo in condizione, iniziavo a correre bene dal punto di vista tecnico, tecnicamente anche dal punto di vista di agilità, di elasticità della corsa. Nel momento in cui entravo in condizione e dovevo fare le gare, bene o male questo problema si andava a risolvere. Era un problema che mi portavo dietro invece più che altro nel periodo invernale o nel periodo di transizione inverno-estate, quando la condizione fisica ancora non è eccezionale. Allora lì si potevano veramente formare queste sorte di supercompensazioni sulla gamba destra, che doveva compensare il movimento errato di quella sinistra, sovraccaricando in questo caso il tendine. Quindi se avessimo dato forse più importanza fin da subito a questi campanellini d'allarme, poteva poi col senno di poi, però poteva sicuramente essere evitata questa cosa o arginata invece fin da subito. E la riabilitazione è stata abbastanza impegnativa, nel senso che in realtà il percorso riabilitativo è andato benissimo e io sono tornato ad allenarmi a Rieti comunque in tempi tutto sommato brevi. Io in un paio di mesi, 2 mesi e mezzo, 3 mesi ero a Rieti, che avevo ricominciato a fare i primi lavoretti al campo. E certo è che comunque un infortunio al tendine d'Achille a livello di sensazioni è passato un anno e a livello di sensazioni ogni tanto qualcosa ti lascia. Quando arriva il momento veramente di, detta alla buona, scaricare a terra tutti i cavalli, ancora dopo un anno c'è un pochettino quel momento di incertezza, che potrebbe essere più magari psicologico che altro, potrebbe essere invece magari una sorta di preavviso del tuo fisico che ancora non si sente pronto al 100%, potrebbe essere una commissione delle due cose. Io sono troppo inesperto per poterlo dire, però ancora a distanza di un anno ho fatto veramente fatica a ritrovare la fiducia totale al 100%. Ottimo Davide, grazie del tuo contributo, davvero è stato molto molto utile per tutti noi. Grazie a te Carlo. Un saluto a tutti, sono appena tornato da Tokyo dalle Olimpiadi, mi ha fatto molto piacere questa richiesta di dedicare qualche minuto al discorso del ruolo del fisioterapista nel mondo dello sport. Per affrontare questo ragionamento dovrei risalire con la memoria ai primi anni della mia carriera, qualche decennio fa oramai purtroppo, quando il fisioterapista era una figura completamente diversa, era un signore che veniva chiamato massaggiatore e che spesso svolgeva un ruolo non ben definito di factotum alle dipendenze strette dell'allenatore e in una stretta relazione con gli atleti che escludeva totalmente il medico che a sua volta era una figura tra la fine degli anni 70 soprattutto e l'inizio degli anni 80 totalmente inesistente, totalmente priva di qualsiasi valore nel mondo dello sport, perché veniva considerato esclusivamente in funzione dell'assistenza medica, quindi di quello che io definisco il cosiddetto pronto soccorso. Quando mi resi conto della difficoltà di poter lavorare in maniera moderna, professionalmente moderna, con gli atleti, decisi di investire su fisioterapisti giovani laureati che capissero con me il significato di un lavoro d'equipe, di un lavoro di collaborazione, di un lavoro in stretta sinergia col medico. Medico e fisioterapista hanno diversi ruoli, diverse responsabilità, però lavorano per lo stesso obiettivo, che è quello della salute dell'atleta, sia in chiave di trattamento, sia soprattutto, ed è questo diciamo il principio che ha sempre ispirato la mia filosofia di lavoro, in funzione della prevenzione degli infortuni che può essere svolta evidentemente soltanto nella fase della preparazione dell'atleta, ma che non consiste semplicemente nella semplice presenza del medico e del fisioterapista sul luogo di allenamento, ma si sviluppa attraverso un'azione incisiva di queste figure professionali nei confronti degli allenatori, dei tecnici, dei preparatori, al fine di ottimizzare la preparazione dell'atleta con l'obiettivo, ripeto, sia di prevenire gli infortuni, sia evidentemente di migliorare la performance. Questa filosofia di lavoro mi ha portato a selezionare, a scegliere tantissimi giovani negli ultimi anni, a formare tantissimi giovani, perché poi in realtà
Non basta prendere un giovane e dargli una possibilità, ma bisogna anche dargli la possibilità di crescere, bisogna formarlo, bisogna insegnargli a lavorare nel mondo dello sport. E credo che oggi la figura del fisioterapista, perlomeno nella federazione scherma, ma anche in tante altre discipline sportive, sia cambiata radicalmente e abbia un'interpretazione sicuramente molto più moderna e molto più ispirata al lavoro d'équipe, al lavoro di gruppo, alla sinergia col medico dello sport. Un saluto a tutti. Silvia Salis, ex martellista italiana, al suo attivo 10 titoli italiani e da quando ha smesso la sua attività nel 2016 ha fatto tutto un iter di crescita nel ruolo dirigenziale, prima in Consiglio federale della FIDAL, poi nazionale del CONI, fino a recente, nel 2021, l'elezione come vicepresidente vicario del CONI, ovviamente prima donna a avere un ruolo del genere. Silvia, siamo qui perché volevamo parlare un attimino di quello che è stato per te il ruolo e l'importanza del fisioterapista, insomma della fisioterapia durante il tuo percorso da atleta. Quindi ti chiedo appunto di raccontarmi come l'hai vissuto il tuo rapporto con i fisioterapisti, quanto è stata importante la loro presenza. Buongiorno, innanzitutto grazie per avermi invitato a partecipare. Torniamo indietro nel tempo. Io devo dire che ai fisioterapisti devo molto, tantissimo, perché la mia carriera si è conclusa con un infortunio nel 2016, ma non si è mai fermata per tutti gli anni precedenti. Quindi diciamo in 15 anni ho passato veramente pochi giorni in infermeria, e questo sicuramente lo devo al lavoro che ho fatto con i fisioterapisti, al lavoro di posture. Quando ero molto giovane, a causa di questa lordosi che, insomma, che ho sempre avuto, ho fatto tantissime sedute di Mézière, insomma di tecniche comunque di anteroversione del bacino, correggimi se sbaglio, e quindi insomma ho iniziato con quel tipo di terapia. Poi sono sempre stata molto attenta a seguire le vostre indicazioni, ho sempre usato elastici, di tanto stretching, tanta preparazione all'allenamento, e sicuramente questo mi ha aiutato negli anni a limitare i danni. È ovvio che voi pensate a una specialità come il lancio del martello, soprattutto su un fisico come il mio, che era abbastanza normale, perché comunque io adesso sono una donna di 1,80 m e peso 67-68 kg, quindi sono una donna normalissima. All'epoca ero arrivata a pesarne 80, dopo un grande lavoro di pesi, e di sollevamento pesi, insomma di potenziamento, però questo è ovviamente, come ben saprete, ha lasciato comunque dei danni, è stato un lavoro davvero pesante. Devo dire che relativi fino alla fine appunto della mia carriera, quando, come dicevi tu, nel 2015 ho iniziato a soffrire di questa specie di pubalgia, anche dovuta al fatto che il lancio del martello poi è un solo movimento che si ripete all'infinito, quindi alla fine io riuscivo a fare tutto tranne quel movimento che mi permetteva di lanciare. Dopo un po' non sono riuscita più a fare neanche quello, quindi nel 2015 ho iniziato a soffrire di pubalgia e si è trascinata finché poi in un raduno, dal freddo diciamo di Schio, dove ero in raduno, sono passata in Sudafrica e allenarmi un mese a 35 gradi, lì è esplosa questa infiammazione, e alla fine ho smesso perché era un anno che praticamente non avevo più una vita regolare da atleta, e nessuno mi ha dato la garanzia che questa patologia mi sarebbe passata. Poi comunque avevo già 30 anni, comunque le Olimpiadi di Rio sarebbero stata la mia terza Olimpiade, l'ultima, e quindi ho detto mi devo comunque curare magari 6 mesi, un anno, stare ferma senza la garanzia poi di riprendere, e ho deciso, come dicevi tu, di impegnarmi nella politica sportiva, che comunque era un mio grande interesse. Poi mi sono laureata in scienze politiche con una tesi sulla riorganizzazione delle federazioni, per cui questo è il mio mondo, è quello che mi interessa. Però devo dire che rispetto ad altri atleti sicuramente posso dire che la fisioterapia e i fisioterapisti che ho incontrato nella mia carriera mi hanno permesso di, come possiamo definirlo, di avere una carriera più lunga e senza intoppi soprattutto, cioè a parte quello finale, ma insomma uno in un 15 anni di carriera direi che non mi posso lamentare. Bene, bene, ottimo, sono contento che ci sia stato un buon supporto da parte nostra. Tra l'altro sai che ti sono molto vicino, essendo genovese, essendo cresciuti sullo stesso campo di atletica, quindi ti ho vista crescere. Ci conosciamo da qualche anno. Ci conosciamo da qualche anno, e insomma è stato
bello vedere la crescita come atleta e poi adesso come dirigente. Venendo proprio a questa ultima fase in cui nel 2016 appunto hai switchato nella parte componente atleta dei vari consigli federali, prima della FIDA, quindi della Federazione Atletica Leggera e poi del CONI, e poi adesso con un ruolo molto più generale, più globale, ovviamente di avere una visione molto più d'insieme che quella del vicepresidente vicario. Ti volevo chiedere come hai vissuto appunto dall'alto, da fuori, come hai vissuto, hai cercato di vivere le necessità degli atleti e quindi capire appunto le necessità dal punto di vista di assistenza sanitaria, come queste possano incidere realmente sul miglioramento della performance, oltre che sulle prevenire infortuni anche sul miglioramento della performance. Quindi un attimino dall'altro punto di vista appunto quanto può secondo te incidere o quanto hai visto essere importante o stai cercando di renderlo importante nel tuo percorso dirigenziale, insomma. Io credo che per gli atleti, soprattutto per gli atleti giovani, l'approccio alla fisioterapia sia tendenzialmente carente, nel senso che, ma è una cosa ovvia e legata alla gioventù in tutti gli ambiti, finché non ti succede qualcosa pensi che non ti possa mai succedere, no? Tu sei un atleta giovane, forte, non hai mai avuto niente, cercano di convincerti a fare alcune cose che siano per il tuo bene, e ovviamente le cose di cui parlavamo prima, cioè posturale, la preparazione agli allenamenti, un riscaldamento molto accurato, e io vedo nella mia carriera, ma anche adesso gli atleti che conosco, che quando iniziano o hanno il primo infortunio, da quel momento capiscono che forse avrebbero dovuto già dedicare da prima molto più tempo alla fisioterapia e molta più accortezza su determinati temi, e purtroppo quasi tutti iniziano a, insomma, a stare attenti dopo che hanno già avuto qualche problemino, qualche danno. Quello che sicuramente andrebbe fatto è una sensibilizzazione fin da, diciamo, la categoria junior, perché comunque i danni e anche poi determinate, credo, patologie anche croniche che vengono col tempo spesso derivano da scorrette impostazioni in fase giovanile, e questo sarebbe sicuramente un tema da approfondire, e anche perché curare certi aspetti e non incappare poi in determinati infortuni ti permette anche di avere una vita più lineare dopo la carriera, perché non scordiamoci che tutti questi atleti, questi campioni, a 35 anni smettono, ma poi insomma inizia una vita che si spera duri il più possibile, dove se ti porti dietro operazioni non diciamo senza la giusta riabilitazione, ernie, discopatie e problemi di ogni genere, poi quando inizi ad avere 50, 60, 70 anni è difficile, quando non c'è più tono muscolare a sostenerti, quando comunque per forza di cose c'è un deterioramento di tutti i tessuti. Quindi questo è ovvio che è difficile, una cosa da spiegare a un ragazzino di 15 anni, no? Non, è come quando ti dicono mettiti la crema quando vai al mare, hai 15 anni, dici ma non mi metto la crema per andare al mare. Invece poi tu stioni, poi ti vengono le macchie, poi ti vengono le rughe, insomma è più o meno il principio della gioventù, è quello. Tu sei giovane e sei forte, quindi fai fatica a programmare. E questo è un lavoro che invece andrebbe fatto, ma è lo stesso lavoro che stiamo cercando di fare con la sensibilizzazione per gli atleti allo studio. Tu hai 15, 20 anni, 21, 22, stai preparando le Olimpiadi, pensi che la tua vita sia solo quello. Poi arrivi a 30, 35 che ti accorgi che non hai mai lavorato, non hai studiato, e il mondo va a un'altra velocità, e quindi correre ai pari spesso è più difficile. Per cui quello di cui si devono occupare le federazioni e il Comitato Olimpico è sicuramente di produrre risultati, ma si devono anche prendere cura delle persone che producono questi risultati. Ottimo, direi che hai toccato due punti, uno sullo sport, uno sulla vita normale, insomma comunque rilevanti, cioè l'atleta è una persona che quindi deve vivere un qualcosa dopo, lavorativo e di vita normale, e quindi è giusto prendersi cura di sé dal punto di vista culturale, ma in questo caso, sul tema dell'intervista, dal punto di vista ovviamente sanitario. E quindi come federazione in questi anni, secondo voi le federazioni, il CONI, secondo te, è riuscita comunque a aumentare il supporto sanitario, è riuscito ad ampliare il supporto, che io, come sai, sono anch'io da 20 anni che lavoro in ambienti sportivi, quindi diciamo ho visto crescere pian pianino un supporto. Appunto chiedo a te, che hai vissuto anche adesso ormai negli ultimi 5 anni la parte dirigenziale, se c'è una continua spinta appunto di
far crescere lo staff sanitario e dare sempre più supporto agli atleti che ne hanno bisogno. Insomma. Sì, è già tantissimo tempo che questa, diciamo, tendenza si è invertita nelle federazioni e sicuramente anche in preparazione olimpica. E, sai, tantissimi anni fa il fisioterapista, il nutrizionista, lo psicologo erano figure che comunque anche da un certo tipo di cultura venivano viste un po' come disturbo, no? Ma sì, hai male, prendi un Aulin e allenati, no? Se il fisioterapista dice devi star fermo 4 giorni, diciamo il vecchio stampo d'allenatore rimaneva un po', no? Un po', come si dice, un po' contrariato da queste indicazioni. Oppure stesso discorso vale per il nutrizionista o anche per lo psicologo, ma anche per lo studio, come ti dicevo prima. La tendenza invece adesso, sia delle federazioni che del Comitato Olimpico adesso, da tantissimi anni, è quella di curare di più gli aspetti che sono di contorno, che poi un contorno così, così tanto non lo sono, rispetto alla prestazione centrale che è data dall'allenamento, da bisogno di strutture, di allenatori, dai raduni, insomma, tutte queste tematiche. È chiaro che bisogna anche curare di più gli atleti, perché comunque, come ti dicevo prima, la tendenza è quella di andare verso un'attenzione all'individuo, che prima magari c'era un po' meno, nel senso che prima c'era la cultura di questi atleti gladiatori nell'arena che poi si facevano male, poi insomma c'era un po' più, come ti posso dire, di turnover. Invece adesso c'è un'attenzione maggiore all'individuo, al suo presente e al suo futuro anche, per cui sicuramente tutte le federazioni si prendono cura degli atleti a 360 gradi ed è anche un modo più intelligente, perché un atleta che è curato dura di più, fa risultati migliori, è un investimento sotto tutti i punti di vista. Perfetto, ottimo. Io direi che sono informazioni davvero utili ed è bello sentirtelo dire ed è bello sapere che abbiamo, come anche il vicepresidente vicario del CONI, un ex atleta che la pensa così anche dal punto di vista di longevità, di dare longevità all'atleta e alla persona. Quindi siamo sicuri che gli atleti dal punto di vista sanitario saranno messi assolutamente in buone mani anche nel futuro. Grazie davvero Silvia di questa occasione. Grazie a voi. E alla prossima. Ciao Carlo, grazie. Un saluto a tutti. Ed eccoci giunti all'ultimo ospite di questa serata. Giovanni Lucchesi, allenatore e responsabile del settore giovanile e femminile per la nazionale italiana di pallacanestro. Lasciate la parola a Giovanni, che ci parlerai della tua esperienza con la fisioterapia sportiva. Grazie Miriam dell'invito, mi fa molto piacere affrontare sia pur rapidamente e sinteticamente questo aspetto che riguarda la figura, l'importanza della figura della fisioterapista nell'ambito delle nazionali giovanili, e questo sulla base della mia esperienza. Mi piace parlare di complicità virtuosa, dove per complicità, proprio nell'accezione più positiva del termine, si mettono insieme a 360 gradi sia gli aspetti di competenza prettamente sanitaria, di cui la fisioterapista è portatrice, ma anche quegli aspetti di affiancamento dello staff tecnico per quanto riguarda ad esempio la gestione anche umana delle giovanissime e delle giovani giocatrici. Quindi accanto a quella che è la necessità di avere un sostegno per la cura degli infortuni, per l'intervento, il pronto intervento nel campo medico, c'è anche questa capacità, possibilità da parte dei fisioterapisti di essere di sostegno alle giocatrici nei momenti di sconforto, nei momenti anche di paura relativi proprio a un infortunio. E su questo aspetto direi che la competenza è a 360 gradi. Proprio rispetto a questa, complicità, ad esempio un lavoro in sinergia è quello che si viene svolto proprio direttamente sul campo, e non solo sul campo intendendo la fase di allenamento, ma anche le fasi di partita. Cosa significa? Che se l'allenatore, se lo staff tecnico è quello deputato alla lettura del linguaggio del corpo da un punto di vista
punto tecnico, ma anche agonistico, il fisioterapista, la fisioterapista, su richiesta dello staff tecnico, in particolare su mia richiesta, è sempre quella che può determinare una lettura di quello che è il linguaggio del corpo da un punto di vista proprio del rendimento fisico. Magari può essere la stessa fisioterapista che si avvicina alla panchina e chiede di dare un riposo in più, un momento di pausa, un momento di controllo. Questo per la salvaguardia dell'atleta, proprio non solo in termini di risultato, ma proprio in termini di sviluppo della giocatrice e del giocatore. Sono aspetti questi che andrebbero ancora di più enfatizzati e ancora di più portati all'attenzione di un modus operandi che è estremamente vantaggioso. Condivido anch'io questa parte e ogni figura si completa per raggiungere insieme gli stessi obiettivi, quindi il lavoro in team è fondamentale per raggiungere un obiettivo, soprattutto a livello sportivo, e quindi quando si gareggia per una competizione, che sia su un periodo lungo di una stagione oppure su un periodo più breve, come quello per esempio di un europeo, come è stata l'esperienza mia di Giovanni quando seguivamo le nazionali, il periodo è molto breve per cercare di creare dei legami, ma che devono essere creati per cercare di raggiungere gli obiettivi, che sono quelli di avere il miglior risultato possibile in campionato europeo. La fisioterapista e il fisioterapista inoltre possono essere, proprio in questa sintesi di tutto quanto, possono essere anche educatori, intendendo per educatori la capacità di creare mentalità per la cura del corpo dei giovani e delle giovanissime. È un aspetto questo che in questo, soprattutto per le nuove generazioni, è molto sottovalutato perché spesso i giovanissimi e le giovanissime si sentono quasi intoccabili, invulnerabili, come se qualcosa non potesse mai accadere a loro. Purtroppo poi la realtà dei fatti, l'agonismo, porta a un'accentuazione del rischio, questo in qualunque sport, non solo nel basket. E quindi il ruolo della fisioterapista e del fisioterapista è un ruolo anche di educazione, in sostanza di prevenzione. E la prevenzione è uno degli aspetti fondamentali di queste stagioni. Sì, ricordiamoci anche che solitamente questi ragazzi magari non hanno mai avuto infortuni e si approcciano per la prima volta a qualche infortunio, quindi possono essere spaventati, ansiosi, eccetera, non sanno cosa potrebbe succedere nel giro dei prossimi giorni, nei giorni successivi, nelle settimane successive, e quindi il fisioterapista serve appunto per guidarli, educarli e fargli capire che la loro carriera non è finita, ma che possono continuare ad allenarsi, a giocare, a continuare con la loro passione. Grazie mille Giovanni per la tua testimonianza, ti ringrazio e spero di rivederti presto. Questa serata è giunta al termine, vi ringrazio per la vostra partecipazione e spero che le storie di questi atleti vi siano piaciute e vi siano state utili e qualcuno di voi si sia immedesimato in loro. Buona fisioterapia sportiva a tutti e buona giornata mondiale della fisioterapia!